Sono stati oltre 300 gli atleti che hanno deciso di prendere parte alla terza prova provinciale di judo del CSI, che si è svolta nella palestra di Via di Vittorio Roncadelle. Tante le speranze e anche un po' di timore negli occhi di giovanissimi ragazzi, alcuni dei quali è la loro prima gara. Una disciplina nella quale le femmine sanno farsi intendere, ma che alla fine si conclude sempre con un sano sorriso. Dovrebbe essere 303. Un numero è innalzato confronto all'ultima, alla seconda prova. Sì, di solito sono 29 la società. Beh, è lì che si sviluppa il judo, è la forza fisica, braccia, gambe e poi la tecnica è tutto basato sul comportamento del baricentro dell'atleta. Partono da 5 anni, poi fino mai a 35, poi ci sono i master che sono oltre. Sono, diciamo così, che sono 41 anni che facciamo le gare. Noi siamo nati dal 1975 e abbiamo iniziato dopo a fare le gare nel 76, sempre a Roncadelle. Ieri abbiamo tatami, ieri mattina abbiamo portato sul materiale, poi ieri sera fatica c'è, dopo bisogna ordinare le medaglie, le coppe, ci vuole il tempo per organizzare i manifesti da appendere dopo. Comunque tutto bene, nel contesto andiamo sempre bene, perché i bambini danno più soddisfazione dei grandi. Noi abbiamo 16 bambini, ragazzi esordienti A, esordienti B e fanciulli. Sì, abbiamo visto l'aumento di partecipazione, specialmente a Roncadelle, che facciamo un pieno di più delle altre palestre. Almeno questo qua mi risulta dai numeri praticamente. Sì, diciamo così, proprio il punto di riferimento, perché gli altri facevano le gare ma con la mia materassina. Perché devo ringraziare la Spada Giuseppe, che ci dà sempre una mano, che lui ha la FAR e ci mette sempre l'anima e a disposizione anche materiale e tutto praticamente. Poi ringrazio devo ringraziare la Salumeria Bellini e Bellini, che è qua dietro la nostra palestra, praticamente con lui ci prepara sempre dei panini per dar da mangiare agli abiti. Sì, anche perché sinceramente è una delle nostre sezioni sportive più anziane nel senso che è più presente sul territorio da tantissimo tempo, grazie a Mario Malacchini, che è stato uno dei fondatori di questa sportiva e che continua tutt'oggi questa sua bellissima attività, che nonostante l'età è sempre giovane, perché abbiamo sempre tantissimi bambini, un buon numero di bambini giovani che praticano questo bellissimo sport. Effettivamente con il diluvio che c'è stato a giugno, Roncadelle è stato colpito, anche il palazzetto e soprattutto proprio la palestra dell'allenamento del judo. Abbiamo dovuto rifarla completamente velocemente, anche se avremmo voluto farlo un pochino in tempi più rapidi, però sappiamo che la macchina amministrativa ha i suoi tempi, però diciamo che siamo riusciti a farla, sperando che poi sia davvero una struttura efficiente per questa attività.